Nadia e Kilian. Ma una cosa è certa. Combattiamo. I leggings sono un tema molto delicato quando si parla di moda. Possono trasformarci in un attimo da pantofolaia incallita a icona fashion. E la differenza la fanno gli accessori e gli abbinamenti giusti. Ah, chi stanno bene? I leggings, diversamente da quanto si pensi, mettono d'accordo tutte, formose e magre, ragazze e donne di qualsiasi età. Più il tessuto dei leggings è corposo e contiene una buona dose di licra, più le gambe sembreranno toniche, anche se l'ultima iscrizione in palestra risale al 15-18. Sono poi così versatili che si possono adattare a molteplici occasioni. Forse è proprio per questo che sono così tanto apprezzati. Forse è proprio per questo che il rischio di inciampare in clamorose cadute di stile e nella volgarità, ahimè, è dietro l'angolo. Ecco quindi un nuovo video con 5 errori da non commettere assolutamente quando si indossa un paio di leggings e 5 idee look per abbinarli al meglio senza sbagliare. Ma prima, come sempre, lasciami un like e iscriviti al mio canale. Se questo video supererà i 15.000 like, giovedì pubblicherò un nuovo video, un capo 5 look dedicato ai leggings. Quindi 5 idee look da me indossate con i leggings. E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti nuovi consigli ogni giorno di moda e beauty, seguitemi su Instagram, mi trovate come Ele Petrella. Sigla! Le trasparenze. I leggings non sono pantaloni, pertanto il tessuto non deve essere mai così leggero da far intravedere la pelle o gli slip in controluce, o i tessuti un po' rilassati e gli effetti della ritenzione idrica. L'effetto muffin. I leggings sono per loro natura estremamente aderenti, come fossero una seconda pelle. Scegliere la giusta biancheria intima è mandatorio, specialmente se non si vuole incorrere nell'effetto muffin, che fa capolino ai lati dei fianchi e sul sedere. Gli slip più giusti, non troppo stretti e senza cuciture. Il sedere scoperto. Sempre per la ragione del punto 1, che comunque non fa mai male ripetere. Ossia, i leggings non sono pantaloni. Facciamolo insieme! I leggings non sono pantaloni. Il sedere va coperto. Anche se lo sia alto e sodo, anche se lo sia mandolino, anche se lo sia pressoché inesistente. Il sedere deve essere coperto. O il risultato, specialmente con un paio di tacchi alti, non è esattamente dei più eleganti. I leggings non sono collant, pertanto non vanno utilizzati come tali, nemmeno se fuori ci sono 3 metri di neve e Olaf ti sta facendo ciao ciao con la manina. Se sei una tipa freddolosa, piuttosto opta per dei collant in cashmere o con il pile dentro, non per i leggings sotto i vestiti e alle gonne. No calze al di sotto. Sotto i leggings ci va la pelle, non i collant, non i gambaletti. Per una questione di buon gusto e perché i leggings rischierebbero di rimanere arricciati sul ginocchio e di non stendersi interamente sulla gamba. Ed ora vediamo 5 idee look su come indossare leggings con stile e senza sbagliare. Leggings e felpona. Fai parte del team leggings e felpona? Alza la mano! Si tratta di un outfit davvero molto instagrammabile. La felpa può essere sia indossata, e in questo caso dovrà essere un po' lunghetta, sia legata in vita. Con un chiodo in pelle poi la scelta sarà super vincente. Non si tratta di sicuro di un outfit adatto a tutte le occasioni, ma è perfetto per il tempo libero, la scuola e l'università. Leggings e cappottino. Le temperature sono piuttosto basse e hai in programma un'intensa giornata di shopping o di viaggio e l'idea di un pantalone che ti stringa in vita e delle sue fastidiose cuciture addosso tutto il giorno ti spaventa un po'? Opta per un leggings e indossa un cappottino o una military jacket se non prevedi di toglierli. Il look risulterà semplice ma molto femminile. Leggings e poncho. Un'idea look perfetta se si ha un po' di pancetta o i fianchi morbidi. Leggings e poncho. Se si indossano un paio di pantaloni ampi al di sotto di un poncho, si rischia di sembrare più tozzo di quanto lo si sia realmente. Con i leggings invece non si corre questo rischio, quindi la combinazione è super promossa. Poncho poi è la soluzione ideale a tutti quei maxi maglioni che ci infagottano sotto i cappotti.
leggings e maxi maglione. La combo leggings e maxi maglione è uno degli outfit più amato dalle ragazze perché permette di essere fashion, ordinate e comode in pochissimi minuti. L'unico consiglio che mi sento di darvi è di valutare bene quali scarpe indossare al di sotto di questo outfit, perché a meno che voi siate 1,80 m potrebbero tagliare nettamente la vostra figura. Quindi è meglio valutare un colore di scarpe simile o uguale a quello dei vostri leggings. Leggings e maxi cardigan. Se si ama la comodità dei leggings ma un po' meno l'ampiezza dei propri fianchi, indossare un maxi cardigan che arrivi sotto il sedere o a metà coscia è una soluzione ideale per slanciare la figura e distogliere l'attenzione dal proprio bacino. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Non dimenticatevi di lasciare un like anche se volete un video, un capo, 5 look dedicato ai leggings, quindi un video con leggings indossati da me in 5 differenti modi. Per qualsiasi domanda scrivetemi un commento e se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti nuovi consigli ogni giorno, seguitemi su Instagram, mi trovate come Ele Petrella. Grazie per aver guardato il video fino alla fine, qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili.